Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio secondo canale. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Oggi voglio far vedere, dato che sapete che ho iniziato la dieta detox dai miei video sul mio primo canale, dal vlog ve l'ho detto. Oggi vi voglio far vedere la mia colazione detox che inizia, qualsiasi colazione a me inizia così, a maggior ragione quella detox in cui ci vogliamo detossificare, purificare il nostro corpo, dare tutte le schifezze, dare le buffate, eccetera. Con acqua calda e limone, una bella tazza. Se non la riuscite a bere così, che aspro, ci mettete un po' di dolcificante, un po' di truvia, un po' quello che volete. A me piace molto il sapore aspro, quindi io la bevo così. A stomaco vuoto, questa la bevo prima di mangiare o bere chissà quale cosa. Bevo questa a stomaco vuoto e nel frattempo mi preparo la colazione. La colazione oggi sarà a base di fiocchi di avena integrale, perché l'avena è veramente un ingrediente fantastico per sgonfiare la pancia, per depurare il corpo, per andare di corpo. Ragazzi, non vi ho detto nulla, ma quando mangiate questa fate tanta pupù. E poi l'avena ha anche delle proprietà anticellulite, sgonfiante, quindi è ottima. Io compro questi fiocchi al supermercato, sono biologici. Comunque qualsiasi avena, anche quella ad esempio in polvere tipo farina, anche va bene purché sia avena. E andrò a preparare una specie di budino, insomma, così, tipo un porridge con questa qua, bevanda a base di avena, che è la prima volta che la compro. L'ho comprata al Conad. Potete utilizzare qualsiasi latte vegetale che avete, ovviamente questo qua di avena secondo me è il migliore da ogni punto di vista, oppure potete metterci l'acqua. E con questi due semplici ingredienti potete preparare una bellissima colazione. Adesso vi faccio vedere. E poi mangerò tantissima frutta, ovviamente, per detox, meglio della frutta. La frutta e la verdura sono gli ingredienti principali se ti vuoi detossificare. Che ragazzi, ho messo circa 50 grammi di fiocchi di avena. Adesso ci vado ad aggiungere questo qua un po' ad occhio, cioè così, fino a coprire. Sarà tipo un bicchiere. Ok, accendo sotto il fuoco. Ragazzi, come vedete ho tagliato tutta la frutta a pezzettini, poi dipende da quello che avete voi, potete metterci quello che avete voi, anche le fragole, qualsiasi frutta che vi piace, un po' di marmellata, un po' di cacao, veramente molto molto versatile. E la restante frutta adesso vado a fare un grandissimo frullato di frutta super detox. E voilà ragazze, la nostra colazione è pronta. Tocco finale, questa qua, la cannella, che anche è ottima, veramente ha tantissime proprietà, quindi ve la straconsiglio per rendere tutto più buono. Faccio una spolveratina così, ok, soprattutto sulla pera, poi pera e cannella, così, e anche un po' qua sul succo, perché è bello e poi lo rende più buono. Sulla frutta metto una spolveratina anche di cocco essiccato, farina di cocco. Allora ragazzi, ditemi la verità, non è super detox, purificante, troppo invitante, perché è semplice e buono, è buonissimo e vi fa sentire belle dentro, no, belle fuori e pulite dentro. Quindi questo è tutto ragazze, questa colazione è buonissima, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un like se volete vedere anche il pranzo detox, tutte le cose che faccio super detox. Vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video.